in questa edizione del D-News. Vasta operazione della Polizia di Stato contro il terrorismo internazionale. Arrestate 10 persone, perquisizioni nelle province di Milano, Bergamo, Grosseto e in una città dell'Albania. Due nordafricani arrestati a Palermo. La Polizia di Stato ha identificato e arrestato un tunisino di 24 anni, ritenuto lo scafista di un'imbarcazione soccorsa nel Mar Mediterraneo e giunto ieri a Palermo. Vertenza Oda, i lavoratori protestano perché non ricevono lo stipendio da circa 3 mesi. Una storia di disperazione tutta catanese. Una coppia di coniugi vive in macchina da 2 mesi. Rivolgono un appello alle istituzioni per la sopravvivenza. ...1896, mentre ad Atene è il primo anno delle Olimpiadi dell'era moderna e Spiridon Lewis vince la maratona, a Catania apre il primo punto vendita che diventerà un riferimento assoluto per lo sport italiano. Nasce Zacca Sport. Cogli l'opportunità del salto triplo. Acquistando 3 articoli fra abbigliamento e calzature, il meno caro lo pagherai solo 1 euro. Zacca Sport, a Mister Bianco nei 2 punti vendita di via Aldo Moro 53 e 61 e l'apertura del nuovo megastore di sport in via Zacca Rosalia 24, angolo via De Felice. Job Creation, le migliori soluzioni per pianificare le vostre campagne pubblicitarie su impianti poster. Realizza la grafica e la stampa. La Job Creation dispone di impianti LED, il nuovo mezzo di comunicazione dinamico. Job Creation, lavoriamo per definire il vostro futuro. Entra da Mondo Ragazzi e troverai tante idee per rendere felice il tuo bambino. Mondo Ragazzi è il mondo dei piccoli, abbigliamento e calzature da 0 a 16 anni con i marchi più prestigiosi. Da Mondo Ragazzi corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanze dei giochi. Mondo Ragazzi, amici d'infanzia. A Catania in via Pola 19, ad Agrigento in via Tenea 22, a Sciacca in via Licata 95 e a Giarre in Corso Italia 168. Le cooperative sono società che fondano la loro unicità sul principio mutualistico, il quale permette di usufruire di importanti sgravi fiscali e agevolazioni finanziarie. CESICOP è il centro servizi interprovinciale di Confcooperative a supporto delle cooperative del territorio, fornendo servizi di consulenza contabile, fiscale e del lavoro, progettazione fondi europei e accesso al credito. Particolari agevolazioni per il 2015 alle cooperative in start-up sui servizi offerti. CESICOP sostiene la cooperazione autentica con professionalità. A Catania in Corso Sicilia 24. Vasta operazione della Polizia di Stato contro il terrorismo internazionale. L'operazione denominata Martese ha condotto a numerosi arresti e perquisizioni nelle province di Milano, Bergamo, Grosseto e in una città dell'Albania. Sono 10 le persone arrestate, si tratta di 4 cittadini italiani e 5 albanesi e un cittadino canadese. Sono tutti accusati a vario titolo di associazione con finalità di terrorismo e organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo. Le indagini sono state condotte dalla sezione antiterrorismo della Digos di Milano. Secondo i primi dettagli, gli indagati sono parte di 2 famiglie, la prima formata da italiani convertiti da qualche anno all'Islam, la seconda da cittadini albanesi residenti nel Grossetano. Le 2 famiglie si sono imparentate con il matrimonio di una giovane coppia e stavano organizzando un viaggio alla volta della Siria per combattere a fianco degli jihadisti. Tra gli arrestati ci sarebbero anche alcuni parenti di Maria Giulia Sergio, 28 anni, ricercata, partita dall'Italia quasi un anno fa e che si troverebbe in Siria con il marito combattente jihadista.
I genitori e la sorella, secondo l'accusa, sarebbero anche loro stati pronti a raggiungerla. L'attività investigativa avviata lo scorso ottobre, coordinata dagli uomini della Polizia di Stato, della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, anche per i profili di collaborazione internazionale, è scritto in una nota, ha riguardato in particolare la giovane donna della coppia, cittadina italiana che subito dopo la conversione ha intrapreso un percorso di radicalizzazione che l'ha poi spinta a partire insieme al marito alla volta della Siria per raggiungere lo Stato Islamico e partecipare al Jihad. Le attività tecniche condotte dalla polizia hanno consentito di ricostruire il percorso seguito dalla giovane coppia per il raggiungimento della Siria. In particolare attraverso l'intercettazione dell'utenza in uso a un coordinatore dell'organizzazione dei Foreign Fighters dello Stato Islamico è stato possibile ricostruire l'attività di smistamento degli stranieri che da varie parti del mondo partono per raggiungere il califfato. Due nordafricani arrestati a Palermo. La Polizia di Stato ha identificato e arrestato un tunisino di 24 anni, ritenuto lo scafista di un'imbarcazione soccorsa nel Mar Mediterraneo, è giunto ieri a Palermo a bordo della nave irlandese Heitenen con 646 migranti. Nel corso dell'intera notte gli uomini della sezione criminalità organizzata della squadra mobile hanno interrogato gli stranieri che hanno raccontato la loro realtà di povertà, miseria e sfruttamento, consentendo l'individuazione all'alba di Mairan Laifet. Si ritiene che sia stato alla guida di uno dei due barconi con a bordo 350 migranti partito dalla Libia e in difficoltà nel Mediterraneo dopo circa 7 ore di traversata. L'uomo è stato condotto in carcere. Tra gli stranieri sbarcati ieri nel capoluogo anche un marocchino di 33 anni bloccato dall'ufficio immigrazione, in quanto risultato già colpito in passato da un provvedimento di espulsione, quale misura alternativa alla detenzione e da un ordine di carcerazione. L'uomo pertanto è stato arrestato per reingresso illegale in territorio nazionale. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia boccia una parte consistente della legge di stabilità regionale della Sicilia. In un documento di 9 cartelle il Ragioniere Generale spiega a chiare lettere che sussistono i presupposti per l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale delle disposizioni contestate, rinviando alle valutazioni del competente Dipartimento per gli Affari Regionali circa l'eventuale impegno della Regione Siciliana ad apportare le necessarie modifiche al fine di superare i rilievi evidenziati. Palazzo Chigi ha inviato il testo del parere alla Segreteria Generale dell'ARS e alla Regione Siciliana perché fornisca eventuali controdeduzioni. Il governatore siciliano Rosario Crocetta riferirà all'ARS la prossima settimana sulla situazione del governo regionale. Crocetta, che doveva intervenire ieri, ha telefonato poi al presidente dell'Assemblea Giovanni Ardizzone chiedendo un rinvio del suo intervento. Un governo sempre più in difficoltà dopo anche le dimissioni dell'assessore alla sanità della Sicilia Lucia Borsellino. I malumori dell'assessore infatti risalgono allo scorso inverno dopo la morte della piccola Nicole, la neonata di Catania. Già all'epoca Lucia Borsellino aveva annunciato le sue dimissioni poi ritirate. Ma questa volta non si torna indietro, dicono dal suo entourage. Adesso, come ripete lei da giorni, è il momento di dire basta. L'ultimo episodio che ha fatto decidere Lucia Borsellino è stato l'arresto di Matteo Tutino, medico personale del presidente della regione Rosario Crocetta, accusato di truffa aggravata e peculato. È impensabile che tre commissari nominati dal prefetto di Catania, Maria Guia Federico, per gestire la discarica Oikos al confine tra Mister Bianco e Motta Sant'Anastasia, arrivino a guadagnare 90.000 euro al mese ciascuno. Una vicenda, quella della discarica Valanghe d'Inverno, che già di per sé ha dell'incredibile per i continui rinvii al provvedimento di chiusura, stabilito anche dalla Regione per la data odierna e che ci auguriamo venga davvero rispettato. Al prefetto di Catania, che ha effettuato la nomina dei tre commissari Stefano Scammacca, Riccardo Tenti e Maurizio Cassarino, chiediamo se corrisponda al vero che i minimi tariffari di cui parlano gli stessi commissari prefettizi per il loro compenso siano fissati addirittura in 90.000 euro al mese per ognuno di loro. Lungi da me voler sminuire l'impegno dei tre esponenti, ma la cifra di cui si parla ci sembra assolutamente sproporzionata, ingiustificata e molto al di là di qualunque logica e del buonsenso. Ad affermarlo è il Parlamento
parlamentare nazionale del Partito Democratico Giuseppe Berretta. Mi auguro, dice Berretta, che il prefetto Federico verifichi il compenso stabilito ed eventualmente ponga immediati provvedimenti, conclude Berretta. Spero infine che la Regione metta la parola fine sulla discarica della Oikos, avversata dai cittadini e dai comitati dei due comuni e al centro di vicende giudiziarie preoccupanti. I lavoratori dell'Oda stamani in corteo partito dall'arcivescovado catanese per fermarsi qui davanti la prefettura. È passato tanto tempo, non è cambiato niente e adesso è stato fatto il nuovo consiglio d'amministrazione. L'arcivescovo di Catania Cristina l'ha nominato, ma... Ma senza dubbio di ironia, consiglio d'amministrazione per modo di dire, da 7 passa a 5... Tre consiglieri sono stati presentati dalla persona arcivescovo, già quello è un grosso risultato perché finalmente sappiamo di chi è la responsabilità, però due vengono dalla Liguria addirittura e il terzo è, guardate a caso, novità di novità, il padre russo, cioè viene riconfermato presidente. Dove sta la novità? Se chiediamo, allora fu chiesto l'intervento per poter risanare l'ente, per poter programmare la tranquillità a questi lavoratori pagandoli regolarmente ogni mese, questo di fatto ovviamente non avviene, suffragato dal fatto che siamo al 1° di luglio e loro non sono stati in grado di restituire queste due mensilità che hanno obbligato i lavoratori, è un prestito forzato, li hanno obbligato a lasciarli a terra, ancora non glieli hanno dati e dunque oggi manifestano perché vogliono i loro soldi sacrosanti e sudati. Senta, ma a questo punto, visto che ne parliamo da tanto tempo, l'Oda va avanti con manifestazioni, questa è l'ennesima, cosa cambierà? L'ottimismo è alla base del... Ancora voi siete ottimisti? Sì, l'auspicio è sempre quello che le cose cambino. Ovviamente noi chiediamo che l'attenzione si innalzi, abbiamo chiesto alle istituzioni, abbiamo chiesto presentando un esposto alla procura, vorremmo capire se qualche persona di buona volontà, mi riferisco alle istituzioni, finalmente esca fuori da questo torpore, da questo silenzio e vada a vedere le cose come stanno. Noi chiediamo questo, chiediamo questa forma di giustizia, perché sennò primi noi ci convinceremo del fatto che c'è una paura alla quale bisogna soccombere. Non è possibile, non è possibile soccombere a questo. Una paura o anche degli interessi? Beh, la paura è l'interesse, è ovvio che quando si tiene una situazione particolarmente precaria, quando da un altro l'ente pubblico assorbe al proprio compito in maniera corretta e costante e quando questi soldi non vengono trasferiti a chi genera il servizio e dunque è la causa determinante, cosa vuol dire? C'è qualche cosa all'interno che non va. Più la tengono nascosta, più segreta è e più dubbi fa scaturire e dunque non so se potrebbe essere anche ma... Oggi vi raccontiamo una storia come tante, quella della famiglia Puglisi, siamo qui con Rosario. Questa famiglia due mesi circa vive in macchina. Perché Rosario? Cosa è successo? Tu sei stato licenziato, facevi il vigilantes. No, licenziato no, l'azienda è fallita nel 2010. È chiuso e quindi non lavori. A un certo punto a maggio scatta, cioè se andate via da casa. Una volta che l'azienda è fallita siamo andati in mobilità. Dalla mobilità io pagavo regolarmente l'affitto e non avevamo problemi, però non è che ero stipendiato perché finendo la mobilità che è finita il 13 di luglio 2014 non avete più potuto pagare la casa, quindi vi siete ritrovati a vivere in macchina, mi pare una punto. Dove vivete con questa macchina? Dove state? Noi gironzoliamo per la città, purtroppo. Tu e tua moglie? Sì, io e mia moglie, a parte che lei soffre anche a tante patologie che purtroppo sono positive. Come fate adesso che c'è caldo? Come fate a mangiare? Come fate a farvi una doccia? Ad andare in bagno? Viciniamo qualche volta da mio figlio, da mia figlia, però là non ci possono alloggiare perché loro già sono strapieni, nel senso
mio figlio è con sua suocera, mia figlia è da... sono situazioni che non ecco, posso... Rosario, tu quanti anni hai? Io ce n'ho 57. 57 anni, non riesce a trovare un lavoro, non riesce a lavorare e da qui questa situazione che ormai si protrae, le istituzioni assolutamente sorde, perché avete chiesto, avete fatto diversi appelli. Ecco, un ultimo appello che vuoi fare qui davanti a questa emittente, cosa vuoi dire? Allora, noi diciamo, non chiediamo il castello, perché il castello non l'abbiamo mai chiesto, tant'è vero che io sono una persona onesta, sono stato onesto fino a questo punto che sto affermando la mia situazione. Forse ho sbagliato, non ho sbagliato, ma io penso che sono a posto con la mia coscienza e ho la mia dignità. Purtroppo mi trovo in questa situazione. Io vorrei che le istituzioni ci dessero una mano, sia per la sopravvivenza, anche per un piccolo tetto, una stanza sola ci basta a noi. D'altronde sono io e mia moglie. Cosa fare per contattarvi? Diamo un numero di telefono. Sì. 349 05 92 216, 349 05 92 216, e se è possibile un piccolo lavoretto, anche minimo, per la sopravvivenza, come fanno tutti gli altri. Non chiediamo il castello, ripeto. Iniziano i saldi estivi 2015, la prima regione a partire è la Campania, dove le vendite di fine stagione prenderanno il via domani, mentre Basilicata, Puglia e Marche seguiranno il 3 luglio. Intanto dovremmo attendere sabato 4 luglio per le restanti regioni d'Italia. I prossimi saldi saranno caratterizzati da sconti iniziali piuttosto alti, secondo le rilevazioni condotte da Confesercenti su un panel di imprese del settore, quasi un negozio su due pari al 48%. L'8 in più rispetto al 2014 ha già deciso di offrire sconti di partenza dal 40% in su. I prossimi saldi estivi saranno una grande occasione per tutti, spiega Roberto Manzoni, presidente di Fismo, l'associazione che riunisce le imprese di distribuzione moda Confesercenti. Un'occasione, spiega, per i consumatori che avranno la possibilità di acquistare capi di qualità a prezzi molto convenienti, ma anche per le imprese del settore che vengono da un avvio di anno ancora stagnante. Un imprenditore su due, il 49%, non ha rilevato miglioramenti rispetto al 2014, contro un 26% che riscontra segnali di ripresa e un 24% che registra invece un ulteriore calo.